durante delle verifiche appunto effettuate per le mie ricerche, in particolare sul Cristo passo che si trova nell'arco trionfale di questa basilica, mi resi conto che in una delle cappelle della navata laterale sinistra si trovava un'importante scultura di Francesco Di Giorgio, fino a quel momento ignota. È un nostro studente, nel corso delle ricerche per la sua tesi magistrale, si è reso conto che una scultura che si trovava qui alla Chiesa dei Servi, un Cristo deposto in terracotta, lasciato là, abbandonato, semi dimenticato, in realtà è un'opera importante, un'opera di Francesco Di Giorgio, un artista del secondo Quattrocento, senese di origine, ma poi attivo soprattutto a Urbino, per il signore di Urbino, Federico da Montefeltro. Da questo fatto è nata l'idea, in collaborazione col FAI, di passare dal momento della conoscenza, dello studio, anche al momento della tutela, della conservazione. Questa scultura aveva bisogno di un intervento di restauro, il FAI ha promosso una raccolta di fondi, ha promosso il restauro, l'università ha messo in campo le proprie competenze, le proprie attrezzature, il proprio laboratorio, la soprintendenza dirige i lavori di restauro e quindi diciamo è venuto fuori un circolo virtuoso per cui in un luogo come l'università in cui si fa conoscenza, trasmissione della conoscenza, però poi si è andati oltre, è venuto fuori un'operazione, un progetto in cui conoscenza, tutela, salvaguardia appunto e valorizzazione del nostro patrimonio artistico diventa un tutt'uno. Siamo di fronte alla Basilica dei Servi, dove è stato scoperto il Cristo deposto attribuito a Francesco Di Giorgio Martini da Gianluca Amato ed ora attualmente in corso di restauro presso il laboratorio dell'Università di Siena. Quando è stata fatta questa scoperta ed è stato proposto il progetto di restauro al FAI, non è stato possibile dire di no. Ci ha subito entusiasmato questa idea di poter inserire questo nostro progetto nel più ampio progetto italiano del FAI, contiamo riflettori, e quindi iniziare questo percorso. In questo momento ci troviamo all'interno del laboratorio di restauro del Dipartimento di Archeologia dell'Università di Siena. Attualmente il Cristo è stato trasferito nei laboratori di restauro da pochissimo tempo. Sono in una fase di studio, quindi sto cercando di rilevare quelle che sono tutte le problematiche, le stratigrafie che riguardano tutte le ridipinture. Cercherò di individuare e quindi riportare in un grafico tutte le zone di rottura, tutte le crepe, tutti i vari rincollaggi che sono stati effettuati sulla scultura. In questo momento facendo un'operazione di rimozione meccanica a bisturi dell'ultimo strato di ridipintura e sembra venire fuori un ulteriore strato di incarnato che ancora però non posso dire essere l'originale. Come potete vedere l'opera ha subito molte fratture perché sembra che sia stata spostata molte volte all'interno della chiesa. Questo sarà un restauro molto complesso perché oltre alla pulitura e quindi alla ricerca della pellicola pittorica, se non originale, quantomeno più antica, sarà importante cercare di staccare le parti rincollate e poi rincollarle in maniera idonea e corretta.